Ciao gente, finalmente riesco a fare il video che volevo fare da tantissimo tempo, il video sulle creme per il viso. Penso che se potete soltanto vedere quello che ho di fronte a me, di sicuro vi spaventate, perché ho una fila di creme, sono tutte creme che ho provato fino adesso e che ci sono quelle che mi sono piaciute di più, mi sono piaciute di meno, mi hanno fatto veramente schifo e che mi hanno fatto invece innamorare, e quindi ve ne posso parlare perché finalmente le ho tenute da parte, vi posso dire molto di più. E prima che iniziamo il video però ci tengo a dire una cosa, di sicuro l'ho scritto anche nel titolo, però ve lo ripeto, questo video è per chi ha la pelle da normale a grassa. Iniziamo! Ci sono in totale 10 creme per il viso. È tutto un dire. Non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, la prima crema di quale vi posso parlare, ho notato che ha fatto furore, è piaciuta, non è piaciuta, non sembrava chissà che cosa, non ha fatto tanto furore. È comunque una crema low cost ed è questa qui. E questa è la prima crema, come potete vedere, della Essence, della linea My Skin, ha 50 ml di prodotto e questo qui è l'inci in questione. Il prezzo oscilla dai 3 ai 4 euro. Quindi questa è la crema, la sua scatola è questa qui, vedete, me la sono tenuta perché, sapete, ho una passione per le scatole, mi piace il packaging, fare gli studi per il packaging, poi, come ha detto anche una ragazza, sono grafica, quindi io queste boiate le vado a vedere. La cosa carina era il fatto che comunque non era la classica crema corposa, aveva un effetto gel e si spalmava molto bene. Contate che questa era la mia seconda crema, quindi io l'ho utilizzata tantissimo questa crema, solo che alla fine ho iniziato a, diciamo, ad accantonarla, perché uno, la potevo utilizzare solo d'estate perché un finish veramente comunque delicato, leggero, aveva, come vi ho detto, questo effetto gel, quindi si assorbiva immediatamente ed era perfetta, comunque aiutava a mantenere il make up, ma per l'inverno non era perfetta, non era adatta. In totale la trovo comunque una crema buona, soprattutto perché magari adesso non si può permettere un prodotto ad alto livello. L'inci, scordatevelo, non è verde, però io ve la consiglio. Comunque è una crema che, se vi accontentate, comunque notate che l'effetto che vi fa vi piace, il risultato vi piace, allora è per voi. Seconda crema del quale vi posso parlare, che devo dire comunque ho riscontrato un effetto comunque buono e che mi è piaciuto, ma che comunque ho evitato di ricomprare, è questa qui. Stamina Line è la seconda crema che ho provato, ha delle cellule vegetali al suo interno e in più è antiossidante, fa parte della linea Cadei e in più c'è da dire che non testa su animali, in questo caso la quantità però è da 75 ml. Il suo inci è questo qui. Il prezzo purtroppo è sui 12-15 euro. Stiamo parlando ovviamente della Stamina Line crema per il viso, è una linea che, come vi ho detto, fa parte della Cadei. Partiamo dal presupposto che questa crema si presenta come crema specifica per tutti i tipi di pelle. È impossibile che un prodotto può essere perfetto per chiunque. Però, devo dire la verità, ho mezzo chiuso un occhio e ho detto la voglio provare. E quello che in più mi ha attratto è il fatto che fosse antiossidante, quindi ho pensato può aiutarmi per le macchie per il viso. La consistenza era veramente leggera e devo dire che comunque mi piaceva l'effetto. L'unica nota negativa che comunque ho riscontrato è che come base make up dovevo utilizzare veramente poco prodotto. Altra cosa che però non mi ha portato a ricomprarla, anche se mi è piaciuta tanto e mi ci sono veramente trovata molto bene, il fatto che comunque questa crema viso d'estate perdeva le sue proprietà, la crema faceva difficoltà a penetrarmi nella pelle, quindi non rimaneva in superficie, quindi da quel poco che potevo utilizzare, cioè alla fine la mettevo o non la mettevo era uguale, andava bene primavera, inverno, autunno, ma non andava bene per l'estate. La ritengo sempre un valido prodotto, anche se però per il prezzo che c'ha, secondo me si trova di meglio.
Una crema che però, devo dire, ha fatto furore, ma perché fa parte di una famiglia veramente importante, e soprattutto low cost, ma quello che c'è da dire è bio. In tante l'hanno provata, tra cui anche io, per cause di forza maggiore, che vi lascio il video qui degli acquisti della prima presentazione di questo prodotto, che però, devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto per niente innamorare, e quindi l'ho dovuta per forza debellare dalla lista delle creme da poter utilizzare, ed è questa qui. Questa è la terza crema in questione che ho provato. Potete vedere che fa parte della linea per pelli normali, ma sulla scatola c'è proprio scritto che è specifica anche per le pelli grasse. La quantità è sempre di 50 ml. Non vi posso far vedere l'inci perché non ho tenuto la scatolina. Devo dire che l'unica cosa che ho adorato di questo prodotto è il dosatore, perché mi evitava di mettere le dita dentro per raccogliere il prodotto. Il prezzo non è altissimo perché è sui 3-4 euro. Quindi il prodotto in questione è questa qui, della Vivi Verde. Devo dire che è la prima crema bio che si trova in mercato veramente low cost e verde. Quello che però c'è da dire è che purtroppo a me questa crema non ha fatto proprio niente. Sia che la mettevo d'inverno, sia che la mettevo d'estate, questa crema non mi faceva niente, non mi ha aiutato in niente. A parte che non mi piaceva la consistenza, e va bene. Logicamente uno dice vado a vedere il risultato non c'era niente. Quindi l'ho proprio debellata dalla lista. Salute mamma. E quindi l'ho proprio debellata dalla mia lista, a dispetto però degli altri parenti che però ho utilizzato, tipo il gel detergente per il viso e il latte struccante, che invece quelli mi hanno fatto tantissimo e soprattutto mi sono piaciuti, tant'è che c'è stato un periodo che compravo solo quelli. Due creme che invece ho comprato insieme, perché allora di queste creme potete già trovare la recensione sul blog. L'ho comprata insieme perché ne avevo comprato la prima, mi sono trovata stramalissimo subito e sono corsa ai ripari e ho comprato la seconda. Sto parlando di queste qua. Quarta crema, e questa l'ho proprio odiata. Equilibra, ha 75 ml di prodotto al suo interno e il suo inci è questo qui. È un prodotto molto corposo e c'è da dire che il prezzo adesso è sui 8-9 euro. In nemmeno poco tempo ho acquistato subito questa crema. È un trattamento intensivo viso riparatore all'olio d'argan e acido ialuronico vegetale. L'inci in questione è questo qui, un prodotto davvero buono se non fosse per il prezzo che adesso è sui 20 euro. Allora, come avete sentito, la prima che ho acquistato è stata questa. Ero molto indecisa se prendere questa o quell'altra. Poi alla fine ho acquistato questa. Allora, già per il prezzo mi ha portato a comprarla di più. Però mi ha fatto veramente schifo, ma schifo. Allora, a parte che è veramente troppo pesante, troppo corposa, quindi già ne dovevo utilizzare poca. Purtroppo grande difficoltà che trovavo era il fatto che la pelle non riusciva ad assorbirla, pure il profumo mi nauseava. Mi sono resa conto che poi dopo una settimana che l'ho usata, le imperfezioni che avevo aumentavano, quindi mi ha veramente peggiorato la situazione e quindi l'ho proprio accantonata. Quindi sono corsa ai ripari e ho fatto questa spesa e ho preso lei, la crema dell'erboristica. Allora, tutte abbiamo sentito la recensione di Lolla e alla fine mi sono convinta e l'ho presa, detto che ha fatto un ottimo lavoro sulla mia pelle e mi è piaciuta, soprattutto anche per la sua consistenza, perché anche se era bella corposa, però era una crema che si assorbiva immediatamente, e quello che adoravo tantissimo il fatto che facevi anche come una specie di massaggio al viso e quindi ti rilassava tantissimo. Il profumo era fantastico, con poco riuscivate a stenderla sul viso, sul collo, e veramente vi regalava una pelle soffice e morbida. Era perfetta anche come base per il trucco, quindi non era male. Poi la zona T lucida del viso non ve la faceva venire, quindi era proprio perfetta. Unica nota negativa che mi ha portato a non ricomprarla è il prezzo. Adesso si trova dai 15 ai 20 euro. Può essere buona quanto vi pare, ma costa troppo.
Una crema che invece veramente fin dall'inizio mi ha fatto veramente vomitare e sinceramente mi pento di tutti i miei peccati quando l'ho acquistata è questa qui. Gente, per me state lontani da questo prodotto perché è veramente assurdo. Crema specifica per pelli miste con texture sorbetto e aiuta ad equilibrare la pelle. L'inci in questione è questo qui. Il suo prezzo varia sui 5-6 euro. Devo dire che tantissimi di voi sul blog mi hanno risposto dicendomi che anche voi ve l'avete trovate male, escludendone una. Sono contenta per lei che si è trovata bene. Sono anche contenta che è un post che è piaciuto in tantissimi e che comunque tante hanno visto e di questo ve ne ringrazio. Allora, è una linea che l'ho vista immediatamente, l'ho trovata immediatamente e mi ha incuriosito, devo essere sincera. Io con la Garnier ho uno strano rapporto, un rapporto di amore e odio, ovvero fin da quando ero adolescente era il primo brand che seguivo, cercavo, provavo di utilizzare e ho sempre riscontrato che mi ha sempre fatto così, all'inizio andava bene e poi non mi faceva più niente, quindi ho detto proviamo, sto cercando una crema per il viso, proviamo. E in più quello che mi incuriosiva è il fatto che proprio sulla scatoletta c'era scritto texture sorbetto. Purtroppo fin dall'inizio questa crema mi ha fatto letteralmente vomitare in tutti i sensi. Mi ha fatto vomitare sulla parte della texture perché quando, io non lo so, forse era difettosa la mia crema, non lo so, e di sicuro non sono andata a comprarne un'altra per verificare se era difettosa la mia. Quando la stendevo sul viso sentivo come dei granuli. All'inizio io pensavo, Mari, ho un asciugamano che perde peli e quindi la crema va a prendere quei peli in superficie sul viso. Ho cambiato asciugamano, uguale. Alla fine mi sono resa conto che era la crema, e uno. Due, l'odore faceva schifo, mi ricordava quello da dentifricio, e purtroppo non da dentifricio che sa di menta, che poi a me la menta piace. Dentifricio quello proprio, sapete quello che Mari utilizza il dentista per ripulire un attimo la bocca e poi, cioè quello, e a me fa vomitare, fa veramente vomitare. Altra cosa che non mi piaceva, non faceva niente sulla mia pelle, non faceva proprio niente, non aiutava nell'idratazione, non aiutava nel levare le macchie, non aiutava nelle imperfezioni, mi faceva schifo l'odore e mi faceva schifo la consistenza. Bocciata totalmente, sinceramente io non ve la consiglio, bocciatissima. Provate queste creme, ovviamente come tante di voi ho iniziato a pensare, ok, ho provato comunque creme che fanno parte di brand che si conoscono molto di più perché sono un po' più commerciali, ho detto fammi andare a provare creme per il viso su brand che sono un po' più rari, quindi ho deciso di andare su Yves Rocher. In questo caso la prima crema che ho provato è stata questa qui. Yves Rocher è stata la rivelazione dell'anno. Questa qui è Hydra Vegetal, è una crema proprio specifica per le pelli grasse. La quantità è sempre da 50 ml e l'inci in questione è questo qui. Il prezzo di mercato si aggira sui 10 euro, ma se aspettate le offerte di Yves Rocher riuscite a prenderla perfino a 5 euro. Come avete potuto vedere, questa crema fa parte della linea Hydro Vegetal. Allora, mi ha attratto immediatamente perché comunque, avendo la pelle grassa, ho pensato a me mi serve comunque una crema sì che mi aiuti a idratare comunque la pelle, ma che sia anche comunque leggera, perché io se c'è una cosa che non sopporto sono le creme troppo corpose e che soprattutto non si assorbono. In questo caso questa crema mi è piaciuta, ma non mi ha fatto letteralmente innamorare. Secondo me è una crema che vale comunque, soprattutto per quando è inverno, autunno. La trovo comunque buona, non è male. L'unica pecca è che non la potete utilizzare come base make up perché idrata veramente tanto, però devo dire che mi è piaciuta, l'ho provata e devo dire la verità, la ricomprerei se dovessi non trovare un altro tipo di crema che magari mi può soddisfare. Seconda crema che ho provato però invece di Yves Rocher è quest'altra qui che serve invece per il giorno. Arriviamo alla mia crema preferita, ovvero la Sebo Specific, sempre di Yves Rocher, è la zero difetti, ha 50 ml di prodotto e una durata di 6 mesi. È un prodotto testato sotto controllo dermatologico, ha ingredienti di origine vegetale e non ha componenti animali. L'inci del prodotto è questo qui. Anche questo prodotto ha un prezzo di 10 euro, ma come sempre, se aspettate le offerte, lo riuscite a prendere anche a molto di meno.
Bene, stiamo parlando della Sebo Specific e devo dire che è la crema che mi ha veramente rapito il cuore. Mi sta veramente piacendo tantissimo. Mi piace veramente da impazzire e io la uso quando è giorno, anche se è un trattamento notte, io la utilizzo di giorno. Mi piace perché mi fa una base per il trucco che è perfetta, mi opacizza la pelle, me la lascia perfetta e mi aiuta a mantenere il make up per tutto il giorno. Si sente che è corposa e ripeto, col fatto che io non la utilizzo di notte ma di giorno, devo stare un po' lì a massaggiare, ma è quel massaggio però rilassante, che è piacevole, quindi soprattutto di prima mattina fa più che piacere. Si assorbe immediatamente, mattifica veramente la pelle e regala un effetto matte alla pelle che è perfetto, fantastico. Io ve la consiglio, è già la seconda confezione, potete vederla da questa, che qui dentro ci ho messo la maschera di Sabon perché vi ho detto che mi si era rotto il tappo, ci ho messo la maschera dentro, quindi ho riutilizzato il flacone. Quindi io ve la consiglio sinceramente, secondo me i soldi li vale veramente tutti, anche perché contate che anche se ha 50 ml di prodotto vi dura tantissimo come crema, veramente vi serve pochissimo di questa crema per il giorno ed è perfetta. Io l'adoro, mi piace veramente tanto e l'odore pure è gradevole, veramente fresco, qualcosa di veramente unico. Penultima barra ultima crema, poi vi spiego perché vi ho detto questo, è questa crema qui, ovvero questa di Sabon. Sapete che amo questo brand, per qualsiasi cosa vi lascio il video di riferimento dove vi parlo nello specifico di questo brand, lo adoro. Quindi sapendo che avevano il reparto per la skincare anche per il viso, non ci ho pensato due volte e ho voluto prendere una cosa. In questo caso sto parlando di questa crema qui. Sia With è l'unica crema per pelli miste di Sabon, ha 50 ml di prodotto anche questo prodotto e l'inch in questione è questo qui. Prodotto davvero ottimo, se non fosse che ha un prezzo di 20 euro. La crema in questione quindi è questa qui, è l'unica crema che non ha una scatola, non ha una confezione, come vedete ve la danno direttamente così. L'ho finita da poco e devo dire la verità, è la crema che su tutte queste che vi ho fatto vedere mi è piaciuta da matti. Perché? Perché è una crema che veramente ha un effetto acqua, contenendo l'aloe vera al suo interno, in più alghe marine. Intanto c'è da dire che ha un colore azzurro quasi marino, infatti ha questo profumo marino che mi fa impazzire, almeno per me veramente mi fa impazzire, mi piace troppo. Ma seconda cosa, è molto leggera, vi nutre la pelle però vi dà questo effetto leggero, quasi acquoso, che si assorbe immediatamente. Voi andate a dormire, la mattina dopo avete una pelle compatta e morbida che è la fine del mondo. Mi è piaciuta veramente tantissimo, pure di questa vi ho fatto la recensione già sul blog perché ve ne dovevo parlare assolutamente, perché la trovo una crema veramente fantastica e penso che fino adesso in tutta la mia vita è la crema per il viso contro coglioni che mi è piaciuta di più per la notte. Unica nota negativa, il prezzo, costa 20 euro, è veramente tanto, eppure avendo la tessera e io la vado a pagare sui 17 euro, è veramente troppo, cioè è un salasso. Questa è l'ultima crema, la adoro, mi piace da matti, mi piace veramente da matti. Ultima crema che veramente sto usando adesso da pochissimo, quindi non ve ne parlo, però ve la faccio vedere, poi vi farò un update più in là per dirvi invece come mi ci trovo, è questa qui. Crema da notte per pelli grasse della The Body Shop, il dosatore a gocce e ha una quantità di 30 ml per 10 euro. È la crema viso Althea 3 della linea The Body Shop, fa parte di diversi prodotti che ho acquistato perché oramai ho provato di tutto nella mia vita, quindi ho detto mi manca The Body Shop, vediamo, perché diciamo quel brand che ho sempre visto da lontano, costa ma per altre cose non costa tantissimo. Allora, la sto utilizzando già da mezza settimana, mi sta piacendo per ora, è una crema notte, 30 ml mi sembrano pochi pagandola 10 euro.
Però contate che avendo il dosatore come quella della Vivi Verde, che è a goccia, va veramente prelevata poca. Il Teatrice si sente tantissimo. Sto riscontrando leggeri miglioramenti, ma non voglio dire niente per ora, vediamo più là. Io ve l'ho mostrata così per farvela vedere, così sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Bene, questo era tutto il video. Io, come sempre, aspetto di sapere la vostra, se avete provato alcune di queste creme, se avete da consigliarmi qualche crema, ovviamente sempre per la pelle grassa. Vi mando un grosso bacione. Ciao, gente!